Bene, ciao a tutti, adesso stiamo registrando e corriamo. Allora, come si saltava? Così. Perfetto. Ok. Ah, ecco. Quindi ci vedremo dopo sul prossimo canale. Intanto iniziamo col botto. Ok. Madonna. Ok, mi hanno preso. Praticamente mi hanno preso. Com'è che dovrei fare per uscire da qua? Non si sa. Non c'è spazio. Allora. Ok, questa sarà durissima. Rifarti nuovo. Sì, esatto. Io l'altra volta sono caduto dentro questo buco. Ero così contento nel salvataggio che non mi sono neanche accorto che invece era solo un checkpoint intermedio. Allora, telecamera. Corriamo. Abbiamo capito che c'è un grandissimo corso. Bisogna correre di qua. Ok, poi bisogna correre qua. Saltare. Come diavolo fa a saltare con la telecamera? No. Oh, là va. Ok, salta di qua. Qua. Perfetto. Non c'è un punto dove mi posso nascondere? Ma sì, deve essere qua qualcosa. Ah, devo premere X in tempo. Ok. Devo premere X. Oh. As witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, buddy. Ok, sono due chiacchiere. Sono riuscito a infilarmi dentro quel curriculum mentre mi stavano pestando a sangue. Intanto sono finito su una sedia. Ok. sono qua scosso, cioè ero qua, stavo cercando dove cavolo è X sul iPad. Cioè, capite che gran giocatore che sono. Mamma mia. Devo abbassare un attimo l'audio del microfono. Ok. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay. Sì, adesso lo abbassiamo. Ma è che mi ero anche preso un po' troppo bene, eh? Fatemi. Adesso parlo piano, poi dopo abbassiamo il microfono, eh. Guardiamo qua. Sto tizio. Piano. Scusate, mi ero così agitato che ho alzato il mio volume. Guarda che bello che sei. Qual è il mio gioco preferito? Ne parleremo alle 9 sul canale New Game Plus Italia. Parleremo dei nostri giochi preferiti e di tutte tante altre cose. Piano. Ok. Allora, tu sei un pezzo grosso. E stavi. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just okay. Wash up and go movies. And it'll give us a chance to talk. Ah, grazie, riprendi tutto, eh? Oddio, è senza mutande. Ok. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. Oi. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit
Ok, intanto mi state chiedendo di New Game Plus Italia, un nuovo canale, non c'è niente su quel canale, trovate il link sulla mia pagina Facebook e su di fianco il mio sulla destra nel mio canale YouTube. Oggi ci sarà il primissimo video di live che faremo su quel canale, lo faremo in 3 o 4, dipende se il cordolo si presenta o meno. Wow! Che cavolo! Scusa, ero distratto a leggere i commenti. Non posso guardare. Mi ha tagliato un dito. Gli si vede una forbice grossa come... Ah, mi ha tagliato più di un dito. Dai, dai. Ok. Ah, bastava far così. Dannazione. Le mie dita. No. E certo, è importante riprendere la... Salvataggio, beh. Mi sembra che sono un po' a terra. Ok. Non riesco a vedermi i piedi, no, sono circolare. Vediamo. Non posso alzarmi? Come faccio ad alzarmi? Ah, così. Aspetta. Allora. Oh, così. Allora, con calma, che mi hanno appena tagliato due dita. Allora, nessuno può controllare. Ehi! Oh. Vabbè, dai, ho sbagliato. Dai, e volevo vedere che cosa avevi combinato e quanto sei cattivo. Allora, beh, mi sono già liberato dalle cinghie. Ho la telecamera, vero? Aspetta. Allora, ok, così c'è la telecamera. Mamma mia. Allora, prima che il nostro amico... Allora, probabilmente usci... Non si esce dalla exit. Di qua? Di qua non si esce? Ok, ci nascondiamo sotto il letto. Mi sembra una grandissima mossa. Non ci troverà mai! Mai! Shh! Ho dimenticato di abbassare il microfono. Devo far piano. Eccolo. Adesso vediamo cosa gli fa. Vuoi un po' di attenzione, piccolo ciccio bello? Accidenti! Ok. Ora probabilmente dovrò... Ok, si è accorto che me ne sono andato. Accidenti, ha scoperto! Mi ha scoperto!
Ok. Cosa vuol fare? Di qua non posso andare. Di qua non posso andare. Ok, mi serve la chiave dell'ascensore. Ah, ok. Boom, perfetto. Siamo nel condotto di aiazione. Tutto va per il meglio. Allora. Sotto il letto, sotto il letto. Ok. Allora. Questo lo dovremo spostare probabilmente perché poi dovremo correre. Ok. Vediamo un po'. Attenzione, cosa c'è qui? C'è nulla. C'è niente. Shh. What are you trying to do? Via, via! Arrivò. Vabbè, è troppo tardi per nascondersi sotto il letto. È troppo tardi? Non è mai troppo tardi per nascondersi sotto il letto. Sento come sta affilando le cesoie, eccolo. Sono qui, oh cribbio. Accidenti! Dobbiamo correre! Via! Dentro il bagno! No! No! Mi sta... Può attaccarmi dal basso! Direzione! Mia... Oh, cribbio! No, mi devo rifar tutto! Allora, aspetta. Allora. Presa d'aria sul soffitto. Presa d'aria sul soffitto. Allora, ah, qua è dove era l'inizio? Dannazione! Ah, no! Ma no, dannazione, un vicolo cieco! E che cacchio, porca miseria! Vabbè, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Allora... Questa volta non è proprio così a senso unico. Allora. Ok. Dai che non riesce... Ah, non sa girare un letto!
Allora, ma probabilmente devo. Via, 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 dentro il letto. I'm a close. Shh. That's who I am. Cos'è che posso fare? Ah. Dov'è? Dov'è? Ah no, vedi, vedi, il letto è un nascondiglio perfetto. Ok. Ah, non posso spingerlo di più. Via! Via, 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 dietro il letto, scusate! Ok. Ok. Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Vabbè. Allora! È vero, tiragli la telecamera! Dobbiamo giocare ancora a lungo qua, nascondino? Dove sei? Allora. Bravo. Vattene. Vattene. Sì, è vero, questo qui non sa girare un letto. Ok. Adesso questa la dovrei riuscire ad aprire. E questo mi porta qui. Però qui non ho le chiavi. Ok. E che cavolo, di nuovo. Bom. Allora, comincia a diventare noioso però, eh. Allora, lì dentro c'è l'ascensore. Da qualche parte ci sarà sta chiave. Da dove diavolo sarà? Ok, da qua vedo senza sprecare batteria. Allora, ragazzi, dicevo, tra pochissimo, ancora un quarto d'ora, vediamo se riusciamo a trovare sta benedetta chiave. Abbiate pazienza. Ho iniziato veramente in maniera a bomba, senza riuscire, senza pensarci minimamente. Ok, bravo. Bravo. Ok. Adesso lui se ne va. Dov'è? Ma continua ad andare avanti e indietro. Quindi. Però magari devo aggirarlo. Quindi andiamo indietro nell'ombra. Cerchiamo di capire. Allora, sicuramente dovevamo spostare quell'oggetto lì per avere una via d'uscita verso l'ascensore, questo è sicuro. Poi allora, se non dobbiamo, cioè, o dobbiamo aggirarlo, ecco, dobbiamo aggirarlo così, aspettare che passi, vediamo. Aspettiamo, ma cavolo, prima. E dai, passa. Prima andava avanti e indietro. Ok, prima andava avanti e indietro, adesso non va più avanti e indietro. Ok, un po' di. Allora proviamo ad andare di qua. Ok,
E di qua. Ok, qua c'è il bagno. Vediamo. Ha dimenticato la chiave in bagno per caso? No, signore, non ha dimenticato la chiave in bagno. Bravo. Dove l'avrà dimenticata? Ah, forse è quella roba lì in mezzo al sangue. Vediamo un po'. No. Forse solo là sul cadavere. Ah, non è lo stesso cadavere. Che cavolo! Ma vai a quel paese tu. Ah no, adesso ti aggiro. No, non ti aggiro, tubo! Ma porca miseria! Ciao Ferrar, tra 10 minuti non ci saremo più, mi dispiace. Questa è una live corta. Ok, adesso mi hai rotto le scatole. Io adesso tanto abbiamo capito che, ecco, ciao. Se vai di qua, ok, questo si può spostare, ma non è una buona idea. Ok, adesso facciamo un po', rasciamo, cerchiamo di capire, cacchiarola. La chiave non ce la può avere addosso, perché altrimenti dovrei poterlo colpire, e qui in questo gioco non me la lascia fare. Ok. Ok, allora cerchiamo di capire. Lui farà un giro, perché alla fine è un'intelligenza artificiale. Non è niente di... Ok, di eccezionale. Ah, viene qua? Viene fino qua dietro stavolta. Maledetto bastardo. Ok, allora adesso lui se ne va con tutta calma. Ok, noi dobbiamo capire dove sta sta chiave, perché una volta che avremo capito dove sta la chiave, il gioco è fatto. Ok, a questo punto noi siamo ancora al buio. Lui ci pensa un po', si guarda in giro, poi torna indietro ed entra. No, guarda fuori dalla finestra, perché è così bello il paesaggio. Poi ci pensa un po', ma forse devo andare in bagno. No, poi si ricorda che non deve andare in bagno. Allora, beh, ha già cercato qua al buio e dice, ma forse non l'ho visto perché era buio. Bravo. E infatti torna qua e noi torniamo qua dietro il materasso. Non sono dietro il materasso? Ok, allora gli dice, ma no, mi sono sbagliato, mi è sembrato di sentirlo che andava di là. E noi lo seguiamo, facciamo punta tanta ta, e di nuovo pensa che forse deve andare in bagno. Poi di nuovo guarda la finestra, poi va in bagno. Ok, e poi no, probabilmente allora continua a fare avanti e indietro qua finché noi non ci muoviamo, non ce ne andiamo in un altro punto. Ok, credo. No, che adesso sono curioso di capire cosa fa. E va avanti e indietro, ma mi cerchi o non mi cerchi? Cacchiarola. No. Un pelo dalla finestra. Ah. Poi torna qua. No, finché non. Oiloiloi. Finché. Allora, il primo obiettivo è quello di trovare quella benedetta chiave. Quindi, abbiamo detto che sicuramente non è di là. Adesso aspettiamo che torni giù in fondo al corridoio. Ok, che torni a guardare di là e noi ci infiliamo qui dentro. Va bene, diamo un'occhiata. Prima non si è impicciato di noi, mentre noi eravamo qua dentro, non si è impicciato, quindi diamo un'occhiata con tutta calma.
Ma vaffanbrodo! Allora, qua. Qua ce n'è un altro. Vediamo. E lì c'è una porta. Ok. È tutto tranquillo, quindi andiamo fuori dalla porta. Qua dove era prima? Ok. Mai va a quel paese. Ok, abbiamo capito. Ok. Qui non c'è nulla praticamente di interessante. Lì la porta è sbarrata. Ce ne andiamo. Non lo possiamo scavalcare, possiamo passare sotto. Ok. Non c'è modo di uscire. Qua non si va da nessuna parte. Non c'è sta chiave. Dove diamo? Qua si va nei bagni, se non ricordo male. Ma si deve esserci qualcosa qua nei bagni. Allora, non ci può essere una location così inutile. Ci può essere una location così inutile come i bagni? Non credo, non lo so. Parrebbe di sì! Ma porca miseria, allora. Qua non c'è nessun condotto d'aria, ma mi sta sfuggendo qualcosa. Mi sta sfuggendo qualcosa. Cosa diavolo? Mi sta sfuggendo. Ci deve essere un condotto dell'aria. Allora. Cosa fa tutto sto casino che poi arriva? No. Ok, mi hai trovato, maledetto bastardo. E quindi, lì c'è una porta. Ok. No, mi hai trovato. Va bene, io corro. Corro. C'è una porta qua. È questa? No, è chiusa. Vabbè. Ma cacchio! Ma scusa! Le porte non ce n'è! Cosa diavolo mi sfugge? Ciao Ferro! Sì, anche tu ci sei mancato! Vai, appena connesso! E non abbiamo fatto molta strada, in realtà. Sto scappando da Trigger, è vero, potrei anche semplicemente allontanare il microfono, forse va meglio così. Allora. Oh,
Va bene, niente, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Allora, ci nascondiamo. Hey, nobody likes a quitter. Dai. Allora, non ho proprio idea, ragazzi, eh. Mi sembra di aver esplorato le stanze, ma non è che ci ho trovato molto. Ok. Posso andare qua dentro. Ah, aspetta. Ma di qua c'ero già stato. Ah, ci sono due bagni. Entra. Ci sono due bagni uguali. No, è sempre uno. E ci sono carte. Ma dai, deve essere. Ma sarà uno di questi pazienti qua. Giusto? No, non lo so. Non lo so, non mi spoilerate. Ma allora, però sto tizio qua che è così bardato e che si lamenta, secondo me ha qualcosa, no? Ah, ok. Attira il tizio, va bene. Quindi noi potremmo scappare di qua non c'è via d'uscita, vai, siamo morti. Ok. No. Allora, questa. Non c'è. Non lo so. L'unica via d'uscita che. Via. Ok, questa è l'Andus. Qua dietro è l'Andus. Non mi può far male. Sì, questa sezione è semplice. Infatti, ma probabilmente. Ma sì, dai. Allora. Qua c'è una porta e qua ci ho guardato, non ci ho trovato niente. Qui non lo so. Ma si vede che mi sfugge qualcosa. Ok. Cioè. Ah, qua c'è una porta. E qua ci sono altri bagni. No, c'è solo bagni qua. Una porta a due ante, un portone. Ecco, sta squillando la sveglia. Ragazzi, allora, come vi ho detto, mi dispiace tantissimo, questa è stata una live molto molto corta, non abbiamo fatto molta strada, adesso purtroppo vi devo lasciare, ma ci troviamo tra un quarto d'ora circa sul nuovo canale dove mi hanno chiesto di partecipare. Praticamente ve la faccio molto breve, ci sono due ragazzi che avevano già un podcast su iTunes, mi hanno chiesto di partecipare ai loro podcast. Abbiamo chiacchierato un po', ci siamo trovati tutti quanti molto simpatici e mi hanno detto, ma perché non proviamo a creare un progetto insieme? Quindi è nata New Game Plus Italia. Siamo all'episodio 0, questa sera quindi ci troveremo, prima live, sarà più da ascoltare che da guardare, perché in realtà parleremo solamente, e l'argomento di questa serata è, ma voi, perché vi innamorate di un gioco? Per cosa vi spinge a desiderarlo in maniera oscena? Cosa vi spinge a doverlo comprare assolutamente? Non lo so, ne parleremo questa sera, vediamo cosa ne viene fuori. Quindi grazie, veramente grazie di tutto, grazie per aver per partecipato alla live. Mi spiace tantissimo che sia andato un po' così, un po' alla alla sciocca. Questo giovedì è andata così, adesso vedremo di organizzarsi un po' meglio per la prossima settimana. Quindi se avete piacere,